Cari amici e care amiche di Angoli, ben ritrovati, una buonissima serata a tutti voi. Ritorno in vostra compagnia dopo un lunedì ovviamente dedicato allo spoglio elettorale e alle amministrative. Torno con una puntata che è tutta dedicata all'estate, alla musica e agli eventi. Un evento che racconteremo proprio qui subito in questa prima parte. Naturalmente non spetta a me farlo, ma ai miei ospiti. E allora io saluto e ringrazio Filippo Guatelli. Ciao Filippo. Ciao Dolores, buonasera a tutti. Organizzatore dell'evento, poi mi racconti tutto nel dettaglio, e collegato in finestra con noi c'è il conduttore di questo evento e ritrovo con grandissima gioia Gioré. Ciao caro! Ciao Dolores, come stai? Io sto bene, tu? Bene, accaldato ma bene. E infatti, allora, come ho detto, si tratta di un evento che davvero segnerà le serate di questa estate. Non per nulla si intitola Check the Beat e lo vedete proprio anche in questo momento. Allora Filippo, subito da te che sei l'organizzatore, intanto mi fa strano perché tu fai parte della nostra squadra qui a Espansione, però fai anche tantissime altre cose, tra le quali organizzi anche eventi. Questo in particolare, di che cosa si tratta? Allora, assieme ad alcuni amici ci siamo proposti di organizzare qualcosa per Como. Quindi, grazie all'aiuto della Proloco e il presidente Fabio Baglioni, ci siamo immersi nella musica di Como. Quindi metteremo 3 palchi sul territorio provinciale comasco, partendo appunto da questo sabato. Questo sabato ci sarà il primo evento, come abbiamo visto dalla locandina, e daremo la possibilità ai giovani cantanti, musicisti, band di esibirsi. Bene, Filippo, devo dire che Gioré, vengo subito da te, ha in qualche maniera interpretato alcune delle tue parole nelle recenti interviste qui ad Angoli, perché tu lamentavi la mancanza, insomma, di movimento nel comasco, ed eccolo qua, lui subito si è dato da fare e ti ha giustamente anche coinvolto in questa esperienza. Quindi che dici? Qual è il tuo commento? Allora, il mio commento è che è finalmente una cosa bella che dà spazio ai giovani, quindi sono contento. Poi sono andato ad ascoltarmi qualcuno di interessante c'è. Sono contento di essere il presentatore di questa manifestazione e quindi, che dire, il progetto mi piace, coinvolge un po' il territorio comasco, quindi invito tutti quelli che magari hanno questo desiderio, questa passione, a seguire questo evento. E come mia prima esperienza mi aspetto qualcosa di carino. E sicuramente sarà così. Filippo, torno da te. Allora, snoccioliamo un po' le date. Hai detto tra pochissimi giorni, sabato la prima. Dove, come, quando? Allora, la prima sarà all'interno dell'Estate Canturina. Quindi noi saremo in Corte San Rocco, che è uno spazio abbastanza tranquillo, raccolto, molto carino, di fianco alla via centrale di Cantù. Saremo lì dalle 20:30 fino a mezzanotte e i ragazzi si esibiranno dando musica al centro in questa maniera. Quindi sarà una serata estiva, comunque di intrattenimento, di divertimento e naturalmente un'occasione per ascoltare questi nuovi talenti, poi tra poco ne parleremo. Poi c'è una seconda serata, dove? La seconda serata, sicuramente molto spettacolare come location, saremo nello spazio dell'Aeroclub di Como, quindi di fronte all'hangar, in riva al lago. Quindi più estate di così non si può assolutamente. Gioré, ritorno da te perché appunto questa seconda data, se non mi sbaglio, non ti vedrà soltanto come conduttore, naturalmente tu ci sarai in tutte e tre le serate, ma in quella serata ci sarà anche qualche cosa di più da parte tua, è vero? Sì, perché quella sera suoneranno per la prima volta, diciamo, il loro primo concerto, i Sorcivillici, che sono una band comasca dove io suono le tastiere. Quindi vi dico, venite, perché cercheremo di buttare giù l'hangar. Quindi se volete, che detto vedete così già fa un po' preoccupare un bel po' di persone, però va bene. No, ma tranquillamente, con la nostra energia. Certo, quindi una grande voglia di fare musica, e a tal proposito tu sarai protagonista e insieme a te, come hai detto, anche tutti questi 9 artisti in gara, giusto? Esatto, quindi io faccio il tifo per tutti.
Questo è una buonissima cosa da parte tua, però io voglio tornare, voglio strapparti qualche opinione in merito, Jorè, perché io mi ricordo bene, sei stato qui proprio ad Angoli qualche tempo fa, parlando, presentando questa band che, come hai ben ricordato, andrà ad esibirsi in questa data numero 2, e anche voi avete così un mondo un po' punk. Io che ho curiosato nei mondi degli artisti che si presenteranno, alcuni di loro, perché i mondi sono molteplici, sono un po' contaminati dal punk. Sei contento? Guarda, io sono, ripeto, ho ascoltato un po' gli artisti e, ripeto, c'è qualcosa di interessante. Non vorrei spoilerare più di tanto, ma sono contento perché ci sono giovani che, ascoltandoli, si capisce che hanno ascoltato musica, come tu dici, punk oppure rock, comunque della musica colta, quindi sono contento che ci siano queste influenze, come dici tu. Però questo sarà tutto da vedere live, perché io sono curiosissimo, quindi non dico ancora niente. Non diciamo nulla, invece facciamo dire a Filippo poi della terza data, quale sarà e dove. Data, per chiudere l'estate, giustamente, naturale, in bellezza, certo, la chiuderemo a Sanfermo. Quindi a Sanfermo della Battaglia, nell'area feste, all'auditorium. Andremo all'auditorium, ma un lato dell'auditorium si apre, quindi non è che sarà al chiuso questo evento. Essendo un evento estivo, giustamente, come avere un evento in piazza, con anche bancarelle, cibo, bevande e balli. Quindi è bello stare, come dici tu, anche, vediamo anche delle immagini in questo momento. Commentaci qualche cosa. In questo cosa momento vediamo vedendo? Corte San Rocco. Poi vediamo la seconda location, come molti di noi conoscono, l'Aero Club di Como. Location fantastica, oserei dire. Certo. Inoltre vedremo anche l'auditorium di Sanfermo, appunto. Questo è l'auditorium che si apre da un lato e è in una zona completamente verde, piena di parchi, campi da calcio e piena sempre di giovani che potranno aggiungersi all'evento e festeggiare assieme la fine dell'estate. E finalmente ci voleva Jorè, quindi è proprio vero, ci voleva qualche cosa di nuovo, di energico anche qui nel Comasco. Finalmente c'è questa prima edizione di Check the Beat, che naturalmente io per prima mi auguro sia magari proprio la prima edizione di una lunga serie di edizioni, ma anche di eventi collaterali, perché poi non è che l'estate fa musica e l'inverno non lo fa, no? Che dici? Allora, la musica non ha stagioni e guarda, come dici tu, spero che sia un inizio di qualcosa, spero che anche la gente sia coinvolta e quindi venga e sia incuriosita da questo evento. Per me è una cosa molto interessante, nuova finalmente, dove si possono anche ascoltare realtà comasche che magari non si conoscono, quindi si ha questa possibilità. Quindi, che dire, ci vediamo sabato. Ci vediamo sabato, assolutamente. Filippo, però, detto questo, io voglio anche ricordare che tu arrivi proprio ad organizzare questo evento, nonostante tu sia molto giovane, nonostante tu faccia parte della squadra di espansione, sia qui tecnico mio, è mio lui, ecco, quindi io ne sono molto felice, però arrivi anche da un'esperienza, nonostante la tua giovane età precedente, che ti ha visto comunque metterti in gioco anche con tanti che oggi magari sono anche nomi famosi. È vero? Sì, abbiamo. Allora, innanzitutto, vabbè, vorrei anche ringraziare, se posso. E certo, così sei qui per quello, vai. Innanzitutto, vabbè, abbiamo la professoressa Guida, che avevamo nominato anni fa, qua anni ad Angoli. Fa? Perché? Per il Lloripas Got Talent, perché tutta questa, questa idea era partita con il Lloripas Got Talent, che era un po' il festival musicale organizzato dalla Ripamonti, dalla Da Vinci Ripamonti a Como. Me lo ricordo nato, bene, siete venuti qui a presentarlo vita. Ben più di una volta. Esatto. E tu da lì, insomma, un po' di esperienza, un po' di strada l'hai fatta, hai seguito da lì, anche la voglia proprio di cominciare a fare, di cominciare a mettermi alla prova. E quindi, facendo il videomaker anche in questo settore, lavorando con te, abbiamo provato. Avete provato, avete fatto benissimo. Jorè, quindi devo dire che l'appuntamento sicuramente per questa prima tappa, quindi come abbiamo detto sabato 18 giugno, però tu sai bene che io tanto giro sempre il coltello nella piaga, no? Quindi so che non vorrai spoilerare nulla, questa domanda già te l'ho fatta nella precedente intervista.
Io devo anche ricordarti come conduttore di Notte in Espansione, non è che mi sono dimenticata. Ora già ti vedo abbassare, quindi voglio dire vado a fare un'altra cosa. Invece no, abbiamo ancora 2 minuti per stare insieme. No, io non lo so che cosa succederà. Spero che succeda. Okay, spero che ci sia un'edizione 2 anche di Notte in Espansione. E quindi la domanda è... Sì. Se ci sarà Notte in Espansione The Second... Sì. Magari qualcuno di chi partecipa a questo, ma sicuramente, a questa edizione, magari ma poi arriva anche lì. Ma sicuramente. Io non vedo l'ora di conoscerli personalmente. E se stanno seguendo la puntata, dico: guardate, che quella sera io farò le domande ad ognuno di voi, perché voglio sapere chi siete, cosa fate, perché? Perché solo, io vi ho solo ascoltato e ho letto una breve descrizione. Ma quindi assolutamente sì, assolutamente un po' da te e un po' da me, quindi li portiamo qua tutti, va bene? Ok. Va bene, allora io saluto e ringrazio Filippo Guatelli, Jere Olivo, prossima volta torni qua, un bacio grande, buona estate, buon tutto e soprattutto buon evento, quindi appuntamento. Grazie. A sabato, dove, quando, ricordiamolo. Ci vediamo sabato a Cantù. Tutti là. In Corte San Rocco. Va bene. Grazie anche a voi, ma rimanete lì perché naturalmente tra pochissimo io sto di nuovo qua parlando ancora di musica e di estate.